Salve a tutti amici appassionati di Battlefield Play for Free. Io sono Magister, questo è un piccolo video di introduzione alla nuova modalità che è uscita proprio di recente in questo gioco. Si chiama modalità Rush. In cosa consiste questa modalità? Consiste semplicemente che una squadra deve attaccare le stazioni COM, che sarebbero dei punti da far esplodere, delle stazioni da far esplodere, mentre l'altra squadra deve semplicemente difendere le stazioni. In questo caso devo difendere e impedire che gli avversari raggiungano le stazioni e che le facciano appunto detonare. Ma guardiamo il mio personaggio. Io sto giocando con... Ah, mamma mia, c'è avanti che ci la porta. Io sto giocando con un... basta lanciarmi le granate. Io sto giocando con un sniper, con un ricognitore, con un cecchino, chiamatelo come volete. E fatto sta che sono un nabissimo perché... Tienigola. Perché sono ancora a inizio carriera di questo sniper e devo dire che faccio molta fatica a portare a fare esperienza con questo personaggio perché non è facile, ecco, fare il cecchino. Oh no, hanno attivato, sì, ma io non ho ancora capito dov'è, perché è la seconda volta neanche che gioco la modalità Rush, per cui... grandissimi! Per cui non ci sto capendo moltissimo! Attento amico! Grande! Bella difesa, raga! Bella, dai, dai, difendiamo così che vinceremo! Non so se avete visto, ma mi è appena passato un RPG sopra la testa, incredibile. Io non ho ancora... Non riesco ancora a prendere il missile dello sniper, ma con un po' di esperienza credo che posso farcela anch'io. Siete migliori. Vabbè, madonna. Ma avete notato anche voi che alcune volte, anche se siete spostati dalla visuale del vostro avversario, vi colpisce lo stesso? Non riesco a capire il perché. E purtroppo così, a volte, anche se riesco a nascondermi in tempo, i miei avversari mi freddano lo stesso, non riesco a capire perché. Vabbè, può darsi che sia un difetto del gioco, Qua ci sono i nemici che arrivano da tutte le parti. Non riesco a capire bene comunque la situazione. Adesso io devo andare su per di qua perché devo difendere la base, però non ci sto capendo moltissimo. Ciao. Ecco per qua le scale. Ah, eccola qua, dov'è? Ok, ci sono, dai. Sono in posizione. Sono in posizione e ce la farò. Basta che non mi arriva un nemico da dietro. Anzi, c'è, che lo facciamo adesso. E saliamo un attimo perché qua è molto pericoloso. Comunque ci voleva una nuova modalità su questo gioco, perché erano tutte di assalto e non dico che sì, a volte potevano essere monotone, però il divertimento c'era lo stesso. Ci ho salvato la vita, fratello grande. E che dire di questa nuova modalità? E basta, perché cosa vi ho fatto? Non uccidetemi. Che dire, siamo su Sharky. Su Sharky, avete presente quella mappa bellina solo di fanteria? È un M95, mi fa fuori. Ma come fanno ad avere già l'M95 livello 11?
perché shoppano di brutto. No, shoppano di brutto no, ma io non ho ancora speso 5 euro per questo gioco, però cioè buttare dentro qui 5 euro non è neanche tanto male, non è un gioco malvagissimo, ecco. E niente, stavo parlando della modalità, di questa nuova modalità che è Rush, che è presente in Sharky, e mi garba molto questa nuova modalità, anche perché hanno ampliato la mappa, i limiti della mappa di Sharky, e è veramente, non dico immensa, ma è grande, insomma è una cosa giusta, e alla fine è molto divertente, ecco, e anche esplorare così nuove zone, e non è assolutamente male, ecco. Dove è andato? Vabbè, e qui mi servirebbe un medico, però non c'è mai in questi momenti di bisogno. Oh, ma quanto mi dà questo qua? E guardate la mappa, comunque questo qui è solo una zona della mappa, e fin quando non distruggono la stazione com nostra, la B in questo caso, non si potrà andare avanti con i livelli della mappa, e quindi chi è che mi spara qui? E quindi se l'attaccante, se gli attaccanti non riescono a prendere le stazioni com in tempo, che sono contrassegnate appunto dai punti dominio, e se non prendono le stazioni in tempo vincono i difensori. Sì, ma questa cosa ci faceva lui lì dietro non lo so. E per cui se adesso noi resistiamo fino allo scadere del tempo che hanno a disposizione gli attaccanti, la barretta che vedete sotto è il tempo a disposizione degli attaccanti, vincono i difensori. E per cui c'è un nemico qui da qualche parte. Oh, stanno ancora rompendo le balle su questa stazione. No! Vabbè. Forse riescono a prendere la stazione e vi farò vedere un altro pezzettino della mappa. E purtroppo sono crashato durante il gioco, comunque ho preso il medico, il mio medico, che è veramente un personaggio di livello scarsissimo. Comunque un piccolo consiglio: se avete un medico, portatelo nella modalità Rush, perché si fanno veramente un sacco di punti, soprattutto quando difendete, perché per difendere i punti strategici e tutti i vostri amici si piazzeranno vicino alla stazione, e voi potrete fare un botto di punti appunto mettendo il kit lì medico e curandoli appunto, per cui farete veramente tanti punti esperienza. Cioè, vai, prendi. Infatti ho già fatto 10 punti, guardate quanti punti faccio. Infatti, come potete vedere, si mettono tutti lì e a me va bene alla fine. Per cui un piccolo consiglio, ecco. E basta, non mi resta che augurarvi anche a voi un buon proseguimento in questa modalità Rush. Spero che mettano anche Basha come modalità Rush, perché ci vorrebbe proprio un'altra mappina, secondo me, anche se già conosciuta, ma almeno più grande. E basta, per il momento da Magister tutto, ci sentiamo nel prossimo video di Battlefield, di Medieval, non lo so cosa farò, quando avrò tempo. Comunque è bello così fare video anche ogni tanto diversi fra di loro, per cambiare un po'. E che dire, seguite il canale, se vi piace, se vi garba vi iscrivete, infatti adesso ho appena fatto scoppiare la stazione,
altrimenti fa niente, mettete mi piace, non mi piace, se il video vi è interessato oppure no. E basta, per il momento da Magisto è tutto, ci sentiamo nel prossimo episodio, ciao a tutti! Come in here!